Normalmente la mattina quando arriviamo i rinoceronti sono ancora sdraiati sulla loro lettiera di pacciamatura, è un, diciamo, una biolettiera, è un substrato di quasi 1 metro di questo materiale vegetale che garantisce notevole comfort sia per l'elasticità, la morbidezza e anche un livello igienico perché si instaura un ciclo per cui le urine vengono disgregate. Basta aggiungere periodicamente sopra della nuova pacciamatura. E dicevo, stanno ancora sdraiati, quindi abbiamo l'accortezza di non essere troppo rumorosi la mattina. Il saluto è soft quando arriviamo e là già lì si vede quali sono le loro intenzioni. C'è chi si alza subito per venire, diciamo, tra virgolette, a salutare e chi invece rimane ancora sdraiato perché è ancora stanco. Fatto questo, puliamo prima il recinto esterno e poi prepariamo una colazione che troveranno appena escono, che si compone principalmente di erba fresca o affienata a seconda della stagione e ingolosita con un po' dei pellettati e altri vegetali. Dopodiché la nostra routine prevede che cominciamo a pulire le stalle interne per riprepararle per il loro rientro in giornata o in serata. E durante il giorno è un animale abbastanza autosufficiente perché, come abbiamo detto, fuori ha i suoi passatempo e non teme particolarmente le condizioni meteorologiche, quindi non è un animale che si spaventa per il forte vento o per la pioggia come succede per altri erbivori. E poi continuiamo ad alimentarli costantemente durante l'arco della giornata perché questo anche rispecchia un atteggiamento che avrebbero anche in natura, un animale che dedica anche 12 ore della sua giornata per appunto per alimentarsi a dovere.